Ci sono ancora i rilievi della polizia in viale Tolmino, a Rimini. Sono i segni della follia di cui nella serata di ieri è stato vittima un giovane nigeriano che ora lotta in ospedale tra la vita e la morte. Io ho sentito una gran botta in casa e sono andata fuori sul terrazzo e ho visto questo ragazzo qui per terra. Ma l'aggressione era iniziata poco prima davanti al supermercato AEO di Viale Trieste. Intorno alle 19, come al solito, il 25enne africano staziona all'ingresso per vendere piccoli oggetti nella speranza di racimolare qualche soldo. Un'auto si ferma, ne scende Valerio Amato, trentenne con piccoli precedenti, e comincia a inveire con insulti razzisti contro di lui, che però non reagisce. Allora l'italiano lo spintona, lo prende a pugni e infine lo accoltella. Terrorizzato, il ferito scappa via, ma Amato lo insegue nella strada accanto, lo investe con la macchina e si dilegua. I testimoni hanno preso il numero di targa e avvisato la polizia. Arrestato, ora è accusato di tentato omicidio aggravato da futili motivi, uso dell'arma e matrice razzista. La popolazione del quartiere oggi si è mostrata solidale col nigeriano, ben conosciuto nella zona. Diceva buongiorno e basta, noi rispondevamo, era finito lì, no? Non era di quelli assillanti che ci sono. Educatissimo. Il giovane sarebbe sbarcato in Sicilia a settembre, dichiarandosi cristiano in fuga dalle persecuzioni religiose e richiedente asilo. Ora il questore di Rimini gli garantirà un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi per l'eventuale convalescenza. La speranza è che riesca a farcela, date le critiche condizioni dopo questo assalto brutale. Fatto che va condannato in modo inequivocabile e senza le congiunzioni del sì però e del sì ma. Non c'è né ma né però, oggi la città risponderà, ci auguriamo che quel ragazzo ce la possa fare, gli staremo vicini.